fiori d'arancio per Amy Schilla, chi è Tiffany, la futura moglie. Pensavo questo giorno non sarebbe mai arrivato per me, eppure eccomi qua. Mi sposo. Con questo breve e sintetico messaggio su Facebook, Amy Schilla ha annunciato ai suoi follower le prossime nozze. La misteriosa sposa risponde al nome di Tiffany Fortini e pare sia di origini francesi. Una coppia molto riservata. Finora Emiliano Rudolf Giambelli, questo è il nome all'anagrafe del giovane rapper brianzolo, ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata, per cui è difficile che si faccia riprendere o fotografare in compagnia della fidanzata. Sono pochissime le cose che si sanno sulla futura signora Giambelli. Sappiamo che Tiffany è nata il 14 marzo 1989, è un'aspirante stilista e blogger francese che nel 2012 ha lanciato una sua linea di t-shirt. La ragazza è anche proprietaria del negozio Vitamin Chic di Vigevano, in provincia di Pavia. Amy e Tiffany stanno insieme da circa 5 anni, quando il rapper non era ancora così famoso e, nonostante siano entrambi molto gelosi, la storia sembra procedere a gonfie vele. La gelosia della giovane Tiffany pare che sia scoppiata soprattutto quando, nel 2014, Amy Schilla è stato scelto come giurato delle aspiranti al titolo di Miss Italia. In quell'occasione, la ragazza non aveva accompagnato il rapper ma aveva fatto capire di non gradire molto la presenza di tutte quelle ragazze in costume accanto al suo uomo. Migliaia di cuori infranti tra le fan del giovane rapper. La notizia delle nozze di Amy Schilla ha lasciato letteralmente di stucco le tantissime fan del rapper. Schilla ha oltre un milione di follower solo sulla sua pagina Facebook e il post con l'annuncio ha ricevuto 13.000 like, oltre 670 condivisioni e circa 600 commenti. Alcuni fan però si sono detti contrariati da questa decisione poco rivoluzionaria del loro cantante preferito, che decide di sposarsi come un qualsiasi bravo ragazzo. Non sono state divulgate notizie sulla data o sulla location delle nozze, che sarà sicuramente in Brianza, visto che Amy è molto legato alla propria terra. La risposta di Tiffany. Non è tardata ad arrivare neanche la risposta della promessa sposa, che in un post sul suo profilo Twitter scrive una dedica molto speciale al suo amato: quando ti conobbi mi promisi che fossi diventato mio. Il nostro primo viaggio insieme a Tokyo mi fece sempre più accorgere che ti amo più di me stessa, che avrei messo te prima di me, prima di ogni altra cosa, che ero fortunata a svegliarmi ogni mattina con la persona più bella e buona dell'intero pianeta, quella persona che mi fa sentire tutti i giorni donna, non a parole ma con i fatti, quella persona uguale a me con lo stesso caratteraccio, che mi sapeva leggere negli occhi senza che io dicessi nulla. Ad oggi ti sposo e ti scelgo, ti sceglievo ieri, oggi e ti sceglierò domani. Sempre. Ti scelgo come la cosa di più importante che ho in questo momento, che ho amato ieri, oggi e domani. Con la consapevolezza e sicurezza che siamo stati, siamo e saremo sempre insieme.